Nella giornata d'apertura della sezione classici, Amir Naderi torna nel 2014 al Festival del Cinema di Venezia con Mise en Scène with Arthur Penn, un documentario conversazione con il regista che ha firmato capolavori come il western Furia Selvaggia e Gangster Story. La pellicola, della durata di 3 ore e 35 minuti, deriva da una conversazione sul cinema che i due cineasti hanno intrattenuto nel corso di 6 mesi di assidua frequentazione. Uno spaccato intimo ed onesto su Arthur Penn, un documento unico nella sua ricchezza per i cinefili. In sala Pasinetti il regista, introdotto da Mauro Gervasini. Amir Naderi, lo sapete, è un amico della Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia, è stato in concorso nel 2008 con Vegas, Based on a True Story, poi è tornato in apertura di Orizzonti con Cut, l'anno scorso ha fatto parte del gruppo di registi di Venezia 70 Future Reloaded. Però il film che vedrete adesso è veramente particolare perché è una lunga intervista a uno dei grandi maestri della storia del cinema, Arthur Penn. E dopo che Susanna avrà tradotto questa mia brevissima introduzione, vorrei chiedere ad Amir Naderi come pensa lui di introdurre un film come questo, che è una delle più veramente coinvolgenti interviste filmate che io da spettatore abbia mai visto. So, Amir Naderi is a friend of the Venice Film Festival. He was here in competition in 2002 with Vegas, in 2008 with Vegas, and again last year he was one of the directors that took part in Venice 1970, Future Reloaded, a series of short movies. This film is an interview with one of the greatest directors of the US cinema, Arthur Penn, and I would like to ask him, how would you introduce a movie like this that is such an involving and a moving interview? Before that, I'll be here with the film Cut, you know, actually feature film, yeah. He was also here with the movie Cut in what year was it? 2011. Opening Okay, opening of its own. Before anything, I want to say thank you to Enrico and Donatello to push me to show the film this in here. Prima di tutto vorrei ringraziare Enrico e Donatello che mi hanno spinto a presentare il mio film in questa sezione. Enrico Ghezzi e Donatello Fumarola. Yes, and thank you very much for them. And definitely thank you very much to Alberto Barbera and Giulia, you know, that make this show happen. E permettetemi anche di ringraziare Alberto Barbera e chi ha permesso che questa sezione, che questo evento avvenisse. Giulia Dagnolo Vallani. Yeah. Actually, this is not film. You know, this is just conversation between the one director hungry to know another big director. I'm the very small, but the big director. How can, you know, make that master film like that he did it? Questo in realtà non è un film, è piuttosto una conversazione tra due registi, uno più giovane e bramoso di sapere dall'altro come fa un grande film, un grande regista. I know Arthur Penn is from Jonathan Demme. You know, Jonathan Demme introduced me to Arthur Penn. Sono stato presentato a Arthur Penn da Jonathan Demme. Yeah. And then, you know, we talk about cinema, we talk about his films, and he's a very shy man. He don't want to be in front of the camera. He don't want to be in interview in a serious way. And finally, after I think it's 5 or 6 months, we decided to, okay, if we talk about cinema, let's put it in camera. And he says, if you want to do that, nobody should be in the room except me and you. In realtà abbiamo parlato di tante cose, di cinema, di film, ed è una persona, essendo una persona estremamente timida, non aveva voglia di fare un'intervista ufficiale. E dopo 5 mesi abbiamo deciso però, dato che si parlava di cinema, di comunque, riprendere la nostra conversazione con, la premessa che nessuno avrebbe potuto entrare nella stanza tranne me e lui durante l'intervista. And this has happened is in 2004, actually. And after the couple of times we sit down, I think it's, you know, 6 months we're talking. And after a couple of times we're talking, you know, we find that this is very personal conversation. This is not good to show anywhere.
Questo accadeva nel 2004. Abbiamo continuato la nostra conversazione è andata avanti per circa 6 mesi ed entrambi eravamo convinti del fatto che fosse una conversazione estremamente personale tra noi due e che quindi non fosse il caso di mostrarla a nessuno. Takes time to get together, you know, front of the camera, you know, to know each other and to know this, because my English is very bad at that time, like now actually, very English bad and my language is not good clear. And anyway, we get together and we understanding each other. Slowly this conversation is going to, you know, another place. Ci è voluto del tempo per mettersi in sintonia durante questa conversazione per una serie di motivi, tra cui il mio pessimo inglese del tempo ed anche adesso, dice il regista, ma alla fine un po' alla volta abbiamo cominciato a capirci e ci siamo piaciuti e abbiamo cominciato a trovare davvero la sintonia. Actually this conversation is, you know, 6 hours actually, you know, but you know, after I talk with Enrico and Donatello about it, and they said, yeah, well, let's see it, you know, I'm so shy. 10 years ago this happened, I hide it. I put it in one place, actually, to nobody see and nobody know where is it. And then, you know, I find it 3 hours and give it to Enrico and Donatello, they see it. They said, yeah, let's show this. After that, after the Venice says yes, I find it next 3 hours again. You know, as I said, now this film is 6 hours and give the whole of them to Enrico, he want to show it in I don't know, Rai TV. Yeah. For the Rai. And to you anyway for me. La conversazione completa è di 6 ore. E parlandone la prima volta con Enrico e Donatello avevo dato loro soltanto 3 ore della conversazione di una cosa avvenuta 10 anni fa e l'avevo tenuta da parte nascosta per tutto questo tempo. Dopodiché, quando invece è stata fatta la proposta di portarla qui a Venezia, ho ritrovato anche le altre 3 ore, gliele ho consegnato, quindi adesso hanno queste 6 ore che sta a loro mostrare quando e dove preferiranno, a fuori orario probabilmente. Yeah, one thing, Donatello, how many hours now this? 35. Okay, 3:35. If you want to leave middle of the, it doesn't matter for me, please, because hey, come on. But this is a really, if you love the cinema, not love the cinema or love the listening about cinema, I think this is a good place at this film. I wish you enjoy it. The reason I show it because Arthur Penn is not exists anymore. And I never cut it, I never touched it. And Enrico pushed me to don't edit it anything. I'm respected by the Arthur Penn. Any frame he's, you know, I shot with him, I said, okay, should be in the screen, good or bad, or, you know, repeating, it doesn't matter for me. And anyway, this is very honest film between the one little man and the big man, anyway. Little big man, like I said. Dunque, la durata attuale del film è di 3 ore e 35, quindi se a un certo punto non ce la fate più e volete andarvene, andatevene pure. Se invece, come spero, vi piacerà e se vi interessa sentir parlare di cinema e di film, rimanete perché questo è il luogo giusto. Lo mostro qui perché Arthur Penn non c'è più e il film non è mai stato tagliato, non è mai stato montato, su consiglio anche di Enrico. Voglio che sia sullo schermo perché è un film onesto e perché Arthur Penn è un grande regista. Una sola cosa, just the last question, perché il film appunto è abbastanza lungo, però ci tenevo. Prima di tutto poi noi potremmo discutere sul fatto che questa è, secondo me, c'è in questo film anche una grande idea di cinema nel rapporto con il personaggio. Volevo chiedere però ad Amir Naderi se quindi ci conferma che il fatto di porre delle domande personali, a volte anche intime, lo vedrete, al regista, sia nato in quel momento, cioè non lo avesse deciso prima, cioè non si era preparato una scaletta che affrontasse anche la vita privata del regista. First of all, I think we can clearly say that this is a great evidence of the idea of cinema itself. And I would like to ask Nadir whether asking personal questions to Arthur Penn, intimate question, we will see this in the conversation, was an idea that came to you while talking. You hadn't planned before to ask those questions. I think I know his film is very well, and then, you know, I talk about his films, and after that, no, it's spontaneous. We sit down and talk, you know, that's the point. But if I grew up with the American cinema anyway, you know, before that, I talked to Nicholas Ray, talked to Otto Preminger, and talk to Samuel Fuller, and talk to almost few more directors probably not exist anymore.
this is my obsession about cinema, always talk with the big people and to learn from them. Conoscevo benissimo i suoi film, la nostra conversazione, l'idea della conversazione era sederci lì, parlare dei suoi film e niente era programmato. È un po' la mia ossessione intervistare grandi registi, ne ho intervistati tanti, tra cui Fuller, e cerco di conversare con loro, cerco di parlare con loro e di capirli. Perfetto, ringraziamo tantissimo Amir Naderi, io vi auguro buonissima visione, la versione estesa si sa già quando andrà su Fuori Orario? No. E poi dopo vedremo. Perfetto. We thank Amir Naderi. After film, if you have any question, I can give the answer or not? Noi non ci saremo, ma se vuole, se volete il regista sarà qui. Sarò fuori. Thank you very much. Buona visione a tutti.